valorizzazione del Made in Italy, gli incentivi all'aggregazione e all'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, ma anche qui manca qualsiasi contrasto alla concorrenza sleale. Infine, segnalo le iniziative contro la xylella fastidiosa, nonché quelle contro la cinipide del castagno e la flavescenza dorata. E per tutti questi motivi si rafforza il giudizio positivo che il gruppo di Area Popolare ha sul decreto in esame. La ringrazio, onorevole Bianchi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Faenzi. Grazie Presidente. Con il voto finale di questo provvedimento l'Assemblea è chiamata ad esprimersi per la prima volta e a distanza di anni su un testo interamente dedicato all'agricoltura. Era da molto tempo, ovvero dalla scorsa legislatura, che ciò non accadeva. E bisogna risalire al 2008 con il decreto numero 171, che prevedeva misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, per averne testimonianza. Ricordo a quell'epoca le misure di contrasto per la contraffazione dei prodotti agroalimentari del Made in Italy, l'introduzione del sistema di etichettatura e tracciabilità dei nostri prodotti italiani, tra l'altro misura approvata dal Parlamento che anticipò addirittura le decisioni comunitarie, anche se in seguito poi fu incredibilmente ostacolata dalla stessa istituzione europea. Oggi invece siamo chiamati a votare un intervento legislativo urgente, sulle cui linee generali siamo indubbiamente d'accordo, ma che invece, per quanto riguarda le misure finanziarie attribuite nei diversi interventi indicati, ci pare francamente modesto, nonostante le modifiche migliorative apportate anche dalla Commissione Agricoltura, che di fatto ha incrementato i fondi. Non vi è dubbio a tal fine che è stato proprio il lavoro proficuo della stessa Commissione che sin dall'inizio della legislatura, anche attraverso numerosi atti di indirizzo e di controllo, ha contribuito positivamente affinché il Governo intervenisse in via d'urgenza al fine di affrontare le numerose criticità che interessano tante aziende agricole e tanti aspetti così articolati del settore, che incidono poi anche sullo stesso tessuto socio-economico del Paese, ad ottenere il risultato di oggi. Ci saremmo aspettati tuttavia un'azione più armonica e coordinata delle misure complessive in favore dell'agricoltura italiana. Ma da quello a cui abbiamo assistito nel corso dei 16 mesi, non ci sembra che il mondo agricolo sia in cima all'agenda del Governo e anche dello stesso Ministro alle politiche agricole e alimentari, impegnato più nella promozione dell'immagine del Made in Italy all'Expo che all'attenzione delle quotidiane difficoltà economiche, fiscali e burocratiche che centinaia di aziende agricole italiane affrontano. Nel complesso, come sostenevo in precedenza, il decreto-legge interviene con misure che comunque paiono condivisibili, dall'articolo 1, che indica norme positive sul settore lattiero-caseario, in coerenza con quanto previsto anche dal regolamento dell'Unione Europea, il numero 1308/2013, che prevede l'indicazione del prezzo di riferimento e di alcuni parametri positivi, tenendo presente il valore di produzione, alla possibilità di consentire la rateizzazione del regime delle quote latte, che deve avvenire nell'arco dei 3 anni, senza applicare gli interessi di mora, all'articolo 3, che introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, associazioni private che raggruppano le organizzazioni nazionali e rappresentative di un'attività economica nelle varie fasi legate alla produzione, al commercio e alla trasformazione di un determinato prodotto agricolo. Si stabilisce il riconoscimento di un'organizzazione professionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari almeno al 25%. Nel testo originario del decreto la legge prevedeva una percentuale del 20%. Una percentuale, abbiamo all'uopo presentato anche un emendamento, che avremmo auspicato maggiormente più elevate, stante la volatilità del mercato e anche le richieste dell'organizzazione, ma che tuttavia apprezziamo ugualmente. Vi è poi la parte riguardante il piano per il settore olivicolo nazionale, come riportato dall'articolo 4, con un'iniezione di risorse aggiuntive introdotte in Commissione Agricoltura. I fondi previsti infatti passano a 24 milioni di euro a 32 milioni di euro.
misure che a mio avviso continuano ad essere insufficienti, stante anche la situazione di crisi in quello che è stato etichettato come l'annus horribilis dell'olio d'oliva, con un crollo della produzione del 50%, sia a causa delle calamità atmosferiche intervenute e della concorrenza sleale a livello mondiale. Ma aggiungo anche e soprattutto per l'emergenza delle fitopatie e infestazioni causate dalla diffusione del batterio killer della xylella fastidiosa, che rischiano di rinviare a breve e medio termine problemi di natura finanziaria, ma che serviranno tuttavia però per fronteggiare le emergenze in corso. Vi è poi il capitolo del rischio agricolo. Un'altra grande tematica, relativa alle numerose criticità riferite alle calamità naturali, in particolare agli eventi alluvionali, che hanno interessato il Paese e che hanno coinvolto pesantemente le attività produttive di raccolta per tantissime aziende agricole interessate da questi eventi atmosferici. Non vi è dubbio che l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le produzioni agricole e per le strutture danneggiate che non hanno stipulato la polizza assicurativa agevolata a copertura dei rischi nel periodo che intercorre tra il 2014 fino all'entrata in vigore del provvedimento rappresenta una misura condivisibile. Anche in questo caso noi avevamo presentato però un emendamento affinché si coprisse anche l'intero 2015, una sorta di attività preventiva riguardo a queste ormai abituali agenti atmosferici che creano danni. Così come valuto anche positivamente però le modifiche introdotte dalla Commissione, che ha messo i benefici anche alle imprese agricole che abbiano subito nell'ultimo triennio danni alle scorte di materie prime, semilavorati e anche prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e che non sono più utilizzabili nell'ambito proprio delle risorse già stanziate. Tuttavia voglio rilevare che anche in questa occasione, come rispetto alle effettive esigenze, i fondi previsti evidente non sono appropriati per invertire e persistere di una situazione negativa causata da questi numerosissimi danni infrastrutturali e produttivi per le aziende coinvolte. Così come il medesimo articolo non contempla ulteriori problematiche di natura emergenziale, particolarmente avvertite. Mi riferisco ad esempio al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica, che ha acquistato negli ultimi anni una dimensione notevole, i cui risvolti hanno dichiarato impatto sia sull'attività economica di tantissime imprese agricole che sulla stessa conservazione della biodiversità. Per questo ci auguriamo che l'accoglimento, anche con riformulazione del nostro ordine del giorno, però ponga attenzione al Governo. Regioni, per esempio, come la mia, la Toscana, ma direi anche molte altre, voglio citare Umbria, Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata, sono interessate dall'incremento degli attacchi da parte di lupi, di cinghiali, di cani, di selvatici, e che fanno attacchi appunto agli allevamenti di bestiame e che stanno determinando delle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo, generando tensioni sociali ed esasperazione degli operatori con prevedibili implicazioni sull'attività economica. E voi sapete che questo è un problema difficilissimo da risolvere, perché è un problema che deve essere risolto appunto in Europa, con cui è difficile interloquire sulla materia, avendo poi in particolare lupi una protezione altissima, anche se in Francia c'è stato un tentativo in tal senso. Ecco anche perché queste tematiche agricole, metterei socio-economiche, riguardano le realtà regionali di tantissimi imprenditori agricoli, mi sarei aspettata sinceramente maggiore coraggio da parte del Governo, proprio in quelle decisioni legislative che sono state adottate eccezionalmente in questo decreto. Anche per quanto riguarda, per esempio, le risposte all'emergenza della xylella fastidiosa, il decreto legge interviene in favore degli agricoltori colpiti dal diffondersi di organismi nocivi vegetali, a partire da quelli pugliesi, ma anche da altre fitopatie, come per esempio la deroga per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale e un primo stanziamento aggiuntivo pari a 21 milioni di euro per i danni subiti fino al 2016. Ma stante la situazione esplosiva e soprattutto le previsioni che non lasciano ben spirare, le misure finanziarie indicate, ma spero di sbagliarmi, ritengo non siano adeguate rispetto alla drammatica emergenza in corso e che coinvolge l'intera regione della Puglia.
Nel complesso, se questo è il quadro in cui si muove questo decreto legge, riteniamo contenga luce d'ombre, è già stato detto prima di me, però apprezziamo gli sforzi del Governo comunque nelle misure di contrasto per l'emergenza in corso nei confronti dell'agricoltura italiana. Per questo motivo, signori onorevoli e colleghi, annuncio il voto di astensione da parte del mio gruppo. Grazie. La ringrazio, onorevole Faenzi. Onorevole Bernini. Prego. Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo. Finalmente in aula approda un provvedimento che pone al centro del dibattito politico il settore primario, che nel corso di questa e delle altre trascorse legislature ha avuto ben pochi spazi di discussione e di confronto. Sorvoliamo sul fatto che stiamo discutendo l'ennesimo decreto legge del Governo che ormai ha completamente esautorato l'esercizio della funzione legislativa che spetterebbe, lo ricordiamo, al Parlamento, che fin quando questa Costituzione rimane in vigore è e rimane il cuore del nostro ordinamento costituzionale. In ogni caso, lo segnalo a tutti i presenti, si tratta di uno dei pochi, dei rari provvedimenti che riguarda per intero l'agricoltura. E questo non è accettabile, visto che l'agricoltura italiana, data le numerose eccellenze invidiate ed imitate in tutto il mondo, può rappresentare il volano di una sicura ripresa economica del nostro Paese. Quindi meriterebbe da parte della politica una maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze, le sollecitazioni che vengono dagli operatori di questo settore strategico produttivo. A dimostrazione della vivacità dell'agricoltura italiana, voglio ricordare che in questo momento di crisi il settore primario rispetto agli altri settori produttivi è l'unico che